stato un ragazzo, diciamo, particolare. Io ho degli esempi strani di un ragazzo introverso, particolarmente molto buono, ma naturalmente aveva dei momenti suoi che, insomma, sono quel giocatore che naturalmente lui dava quando era in campo, dava l'anima, ma il giocatore che a momenti non vorreste avere perché, cioè, era strano. Non che fosse in difficoltà quando era a fare gli allenamenti, però avere i suoi modi particolari, non è che non mi piacesse, perché mi è sempre piaciuto, è stato un ragazzo, finché è stato qui ha fatto sempre il suo dovere, però finché c'è uno in una società sta bene per piacere degli altri, se ne fosse due sarebbe un disastro, tanto per dire, però è un bravo ragazzo, è un grosso giocatore, ricordate sempre che è stato un grosso giocatore, fa dei gol. Da noi non so quando se avete delle cose, ma vi dirò che andatamente di gol di rimanere impressionanti, rovesciata di testa, poi era la sua forza. Sempre, come ho detto, è un ragazzo che andatamente quando si impegna, era giocatore a tutti i livelli, ecco. Magari quando non stava bene era meglio che non giocasse, perché andatamente lui faceva fatica a subire il male, non era da quella gente che soffriva per stare in campo. Però, come ho detto, naturalmente da noi ha fatto sempre bene, l'ho visto subito bene e infatti ci ha ripagato in una maniera giusta, ecco. Ma un ragazzo simpatico, rideva sempre, per niente, se fosse una barzelletta rideva un quarto d'ora. Mi ricordo che tutti i ragazzi si divertivano a raccontare delle storielle, lui rideva perché è andato a gas, perché poi. No, è un grande carattere, veramente. Comunque lui è stato molto bene qui, ecco, è stato molto bene. Ed era un ragazzo simpaticissimo. Come ho detto, non, sono quei ragazzi, adesso ce n'è uno, ma era un ragazzo di tutti, era, pur essendo anche maturo dopo, era rimasto il ragazzino di sempre, ecco, molto, molto simpatico, ecco. Mi ricordo con Sackner che giocò una partita. Che fece un gol di testa alla fine, che fu un gol d'antologia perché andatamente si avvitò, fece un gol di testa giocando in casa, però non mi ricordo con chi giocavamo. Poi ho visto fare un gran gol a Verona con Gallini su un passaggio di Walter, e poi ne ho tanti, adesso non mi ricordo, perché i suoi gol erano quasi tutti belli, anche di potenza, però lui i suoi gol era di mezza rovesciata. Andava dentro anche se si spaccava la faccia, non aveva paura di niente, di niente. Naturalmente, non aveva paura di niente. Dopo, magari, per 2 o 3 giorni si lamentava, però non aveva paura di niente. Ha avuto dei gol fatti in una maniera veramente che li faceva un grosso giocatore che avesse queste caratteristiche, perché non tutti hanno queste qualità. Ecco.